Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere ancora di più nel dettaglio lo Yatour, visto che me l'avete chiesto in tanti. Allora, qui dietro abbiamo il cavetto proprietario e questo attacco bianco dove possiamo attaccare il Bluetooth, che è un accessorio a parte. Sul davanti abbiamo sia l'SD che l'AUX che l'USB. Purtroppo non funzionano contemporaneamente. Questa scatoletta è compatibile con quasi tutti i modelli di macchina. Quindi se voi avete una Fiat piuttosto che una Honda e via dicendo, la scatoletta rimane questa. Quello che cambia è il filo, che da questo lato è sempre così. Nel lato dell'autoradio ha un attacco specifico per Honda e via dicendo. Andiamo a vedere adesso come far funzionare lo Yatour sull'autoradio. Il procedimento è più o meno simile su tutte le radio. Allora, andiamo su media. E ci uscirà CD Charger. Qua abbiamo 5 CD con la traccia numero 1. Ci mette un po' a partire perché comunque deve prendere il lato esterno. Vedete, così cambiamo il CD e adesso siamo al CD6. Ogni CD può contenere 99 tracce. Se noi volessimo usare l'AUX o l'SD, basta togliere il nostro USB, rischiacciare su media, lui ci cercherà, vedete, il CD5, noi non potremo cambiarlo e in questo caso abbiamo l'AUX in funzione. Con l'SD funziona come con l'USB, l'alimentazione è portata dal cavetto che è collegato all'autoradio. Adesso vi faccio sentire un po' l'audio, giusto per togliere ogni dubbio. È un po' scattoso l'audio, come avete sentito, ci mette un po' a cambiare canzone, però eccoci qua con la nostra chiavetta. Vedete, adesso lui ce la sta cercando ed ecco la partita. Come cambiamo canzone, vedete, c'è qualche secondo di distacco in cui le legge i dati della chiavetta e poi parte. Se cambiamo album è un po' più lunga.